Buongiorno, buon pomeriggio e pure buon. Buon appetito chi mangerà con me. Oggi cosa offre la casa? Un cazzo, niente. La casa non offre niente, però bisognerà pur mangiare. Perciò io oggi mangio. Allora, mozzarelline, funghetti e sushimi, sarimi. Questi qua, i bastoncini, le arancioni di granchio, che di granchio non c'è niente, manco il colore del granchio, perché so come li fanno, l'ho visto, è tutto un miscuglio tritato di pesce, però a me piace molto. Perciò non mi venite sotto a scrivere, ma se sapessi come li fanno, bla bla bla, perché so benissimo come li fanno. Ho visto più di un video, però a me piacciono. Mi piacciono molto. Buon appetito. L'ho condito solamente con un po' di limone e un po' di prezzemolo. Basta. Un piatto estivo. Sì, sembra inverno, però. Mi è venuta voglia di mangiare questo. Stamattina ha fatto una bomba d'acqua. Cosa saranno state le 7? 6 e mezza, non mi ricordo manco che ora era. Un casino si sentiva battere dappertutto. Non so se ha pure grandinato, ma ha fatto il macello qua a Roma. Ho sentito che ha pure grandinato qua no, almeno non mi sembra di aver visto grandine, però tanta tanta acqua, vento poi non se ne parla quanto vento. Oggi pure oggi, mo sta venendo a piovere, stamattina pioveva, poi ha fatto un po' di sole. Dicono che da domani dovrebbe cominciare a fare un po' più di bel tempo. Dicono, eh. Cos'è sta roba? La cosa della cipolla. Non mi piace. Dicono. Ragazzi, mi piacerebbe, sapete cosa? Allora, io guardo sempre Riccardo Dose, no? Mi piace. Quando va in giro a guardare gli ospedali, le discoteche, le case abbandonate, io adoro quella tipologia di video. La chiamano, oh mamma mia, gli Urbi Torbi, gli Urban, Urbax, non me lo ricordo. Comunque mi piace molto quella tipologia di video lì. Adoro. Devo vedere se qua nelle vicinanze c'è un qualcosa di abbandonato per andare a visitare, per farci un video, perché io veramente vi giuro che io adoro proprio questa tipologia qua di. Guarda che vedono, questo è un musetto strano che avanza fuori di qualcuno che vuole la papa qua, eh? E ti sentono anche. Ti do un pezzettino di pesciolino qua. Cioè, guarda, vedete com'è. Cioè. Boh, basta, vai che hai appena mangiato te. Adoro questa tipologia. Vorrei intanto trovare qualcosa di abbandonato per farci un video. Tipo anche un ospedale, qualsiasi cosa d'abbandonato. A me è sempre piaciuta questa tipologia di video qua, ne vedo tantissimi, oltre a Riccardo Dose, ne vedo altri ma non mi ricordo il nome dei canali, però perché a me piacciono veramente. Non avrei paura io ad andare anche di notte in qualche ospedale psichiatrico dove
Adorerei, non ho paura, mi piacerebbe tanto. Ditemi se vi piacerebbe pure voi che io facessi questo video qua. Ditemi di sì, anche se è di no, voi ditemi di sì. Datemi sempre ragione come si fa coi matti, che mi fate contenta. Basta, no, basta, hai già mangiato. No, vi devo raccontare una roba ieri sera. Ho fatto morire da ridere un signore che ho trovato al parco quando, ieri quando ho fatto la live, fine live, sono andata, come vi ho detto, a portare il lapo a fare i pipì. Piovigginava appena appena, fortunatamente non pioveva. Vado dentro nel parco. Allora, nel parco ce ne sono tre, però se proprio devo andare di sera vado a uno che so che è illuminato, no? Io venivo di qua. E c'era un signore che veniva di qua, dall'altra parte. E io mi sono tirata un po' indietro dalla stradina perché l'apo mi tirava sotto a una pianta per andare a sentire l'odore. Perciò, sto signore non mi ha vista, capito? Non mi ha vista. Quando si è trovato vicino a me, che io sono venuta fuori, non è un cespuglio, è una pianta un po' cadente. Quando mi è passato avanti, io sono uscita col cane da sotto lì, ha preso una paura, vi giuro, ha fatto 3 passi indietro, ha preso una paura. E io gli faccio, no, no, tranquillo. Mi dispiace se gli ho fatto prendere paura, gli ho detto. Poi, per stemperare. Per stemperare l'accaduto, gli ho detto: mamma mia, avrà pensato, sono usciti gli orsi dal Trentino a vedermi. Gli ho detto una battuta del genere. Avrà pensato, sono arrivati gli orsi dal Trentino. Vi giuro, si è messo a ridere, non la finiva più. Quando gli ho detto sta roba qua, si è messo a ridere, non la finiva più. In effetti non so se ha riso così perché aveva detto Madonna, è quello proprio che ho pensato. Lui mi fa, no, ma ci mancherebbe il signore. Gli ho detto no perché ho visto lo scuro. Lo scuro. Io vestita di nero, che poi avevo su quel giaccone là nero col cappuccio. Perché gocciolinava, non è che pioveva, gocciolinava, perciò mi sono messo sul cappuccio del giaccone nero e sono andata, capito? Perciò vedermi tutto buio, con un po' di luce, ti capita fuori da sotto una pianta, capito? Io gli ho detto no, vedermi così, tutta scura, gli ho detto, e con la mia stazza ho detto. Per quello gli ho fatto la battuta che avrà pensato che sono arrivati gli orsi dal Trentino, capito? E questo si è messo a ridere come un matto, non finiva più di ridere. Mi ha detto no, ha detto ho appena finito di lavorare. Ma ha detto ho appena finito di lavorare per tagliare per andare a casa perché comincia a piovere, ho tagliato per il parco, ma di solito ha detto non vado mai per il parco, vado per la strada. E basta, dopo non abbiamo parlato, io sono andata per i cavoli miei, lui è andato a casa e basta.
perché l'apo, abituato a dove ero che abitavo, i suoi bisogni, se deve fare la pupù, è difficile che li faccia in strada, capito? Nel marciapiede o in strada. Cioè lui li fa dove c'è erba, capito? Se proprio gli scappa, che c'è tipo la dissenteria, magari la fa anche per strada, ma difficile anche lì. Lui deve trovare anche un ciuffo d'erba. L'altro giorno l'ho portato in giù qua. Doveva fare la caca, perché vedi quando la deve fare, perché annusa e va qua e là, no? Ed è quando cerca un posto per farla, ma non trovava perché era andata giù qua dove non c'era il parco né niente, c'era la strada e poi c'è un giardinetto. Però lui si vede che gli scappava, o oh, c'era nel marciapiede, tra il marciapiede e la strada, c'erano tipo quattro fili d'erba che venivano su così, capito? Quattro fili d'erba. E lì l'ha fatta in cima a quei quattro fili d'erba. Ci ha detto: non sei mica te tanto normale, eh? Cioè, lui deve esserci un'erba, deve esserci qualcosa, altrimenti per strada non la fa. Perciò anche di sera quando vado giù, lo porto sempre o al parco o al giardinetto giù qua, perché in strada non la fa. Per quello che ieri sera ho detto: vabbè, vado lì al parco, che così facciamo presto, perché altrimenti devo continuare avanti e indietro. È proprio strano, forte sto cane. Io ne mangerei a chili di questi, a me piacciono tanto, poi non hanno tante calorie. Ok, è pesce. Io questi qua li prendo al penny, perché è l'unica parte che costano meno. Al Conan, all'Eurospin e anche all'altro costano molto di più. Invece qua al penny costano 1,60 euro, mi sembra. Ve l'avevo fatti vedere in un video spesa. Costano 1,60 euro e ce ne sono 4 pacchettini con 3, 6, 9, di 12. Dovrebbe 4 pacchettini da 3, mi sembra, 4 pacchettini da 4. No, mi sembra da 3. Mi sembra che sono 12 bastoncini. Per 1,60 euro più o meno. Invece tipo il Kona costano 3 euro e passa, sempre di 12, un'altra marca, però sempre uguali sono. E io li prendo sempre il penny, perché costa poco. L'altro giorno ho fatto anche la pasta, buonissima. L'ho tagliata giù a rondelle, fine, fine, fine. Gli ho messo i capperi, prezzemolo, un po' d'olio e ho condito la pasta, è venuta buonissima. Non lo so. Con poco. Comunque i bibabo lì, bo buble. Il T-Buble lì, quello lì del tè di ieri che l'ho avanzato quasi tre quarti, ho provato a metterlo in freezer. L'ho messo in freezer, mo vediamo se viene buono così, altrimenti lo butto. O magari li allungo, li metto dentro il cubo di ghiaccio, dentro all'acqua e faccio tipo un tè, perché così è imbevibile. Non so gli altri come fanno a berne, perché so che ci sono persone che proprio si prendono quelli grandi. È dolcissimo, troppo dolce, non, è nauseante, proprio troppo dolce, nauseante. Ho provato come mi avete detto voi, anzi è stata Somentini a dirmelo: mettilo in freezer e fai una specie di granatina. Ho provato a metterlo in freezer e mo vediamo se viene buono in freezer.
Perché a me dispiace buttare via la roba, vi giuro, poi l'ho pagato 4 euro, non poco, capito? Perciò buttarlo via mi dispiace, perciò qualcosa ne farò. Se non è buono come granatina, lo tiro fuori dal bicchiere, lo metto dentro in una caraffa d'acqua e si beve così tipo tè, che allungato con l'acqua sicuramente è più buono. Continua a muoversi sto tavolo, devo ancora mettergli sotto qualcosa perché stia fermo. Ecco, adesso è uscito un po' di sole. Però ecco il sole malato, un po' triste, un po' mogio lì, che tanto viene a piovere un'altra volta, sicuramente viene a piovere. Infatti sembra inverno, inverno no, però fa freddo per essere giù, per essere maggio ormai. Cazzarola, il mese prossimo siamo a giugno e io la sera esco ancora col maglione invernale, col cappuccio, capito? Non è che mi dispiace, eh. Guardate che a me non è che dispiace, perché sinceramente io prediligo il caldo, cioè prediligo il freddo che il caldo, perciò a me queste temperature qua a me piacciono. Vi dico la verità, che a me queste temperature qua a me piacciono, piuttosto che il caldo che si crepa mille volte questo. So che ci sono persone invece che non vedono l'ora che vengano 40 gradi per mettersi come le lucertole, ma non è il mio caso, proprio non è il mio caso. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi mando un bacio formato famiglia. Questa settimana ho fatto più mukbang perché, ragazzi, c'è questo tempo qua, non sto andando da nessuna parte. Dove volete che vada? Cioè, continua a piovere, continua a fare vento, perciò non sto andando da nessuna parte, più che fuori qua a prendere due o tre cose che mi servono di spesa, non sto andando da nessuna parte perché appunto il tempo è quello che è. Adesso se si mette a posto il tempo qualcosa farò, però fermo lì. Fidanken. Ciao ragazzi. Mettete like. Ciao.